Ciao e benvenuto in questo allenamento in cui lavoreremo sia sulla parte cardiovascolare per consumare calorie che sulla tonificazione soprattutto dei muscoli di cosce, glutei e addominali. Questo allenamento è adatto per persone che hanno un livello di allenamento medio-basso. Cominciamo con la prima fase, saranno 4 esercizi da fare per un minuto per 3 volte consecutive e poi successivamente passeremo alla parte di tonificazione. Ok? Pronta per partire? Seguimi, 3, 2, 1, do io i tempi. Braccia per fuori, tocca la suola, suola e tallone dietro. Bene così. Suola, suola, tallone, tallone. Le mani rimangono all'altezza delle spalle e comincia a respirare profondamente. Non aspettare di avere l'affanno per respirare profondamente, anticipa. Do io i tempi, un minuto per ogni esercizio, senza recupero. Passiamo da un esercizio all'altro. Suola, suola, tallone, tallone. Tieni le braccia tese e le scapole chiuse sulla gabbia toracica. Bene così, ancora 10 secondi e poi cambiamo esercizio. Faremo un po' di skip. L'ultimo. Dietro. Dietro. Ok, skip. Questo. Le ginocchia sempre bene sotto i piedi. Il busto segue il movimento. Respira profondamente. L'appoggio è sempre sull'avampiede. Un po' come se il terreno scottasse, quindi bella reattiva. Modula bene l'intensità. Più alzi le ginocchia, più diventa impegnativo, più aumenti la velocità, più diventa impegnativo. Lo scopo dell'allenamento è sempre uscire dalla zona di comfort, dare un motivo al tuo corpo di cambiamento. Questo motivo si chiama fatica e quindi vada a cercare la fatica. Ripeto, è un allenamento medio-basso. Se sei disallenata vedrai che sentirai comunque un'intensità alta. Ugualmente, 5 secondi, ok, stop, salto della corda, fai finta di avere la corda e salta la corda, così, respira profondamente, salta, 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 usa soprattutto i piedi, piega le ginocchia il meno possibile, salta, 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 15 secondi, poi saranno torsioni del busto con flessione d'anca. Brava così, ok, stop, mani dietro la nuca, torsione del busto e flessione d'anca, respira, guarda, fissa davanti a te con lo sguardo e vai in torsione col busto, un po' come se dovessi inquadrare gli estremi della stanza dove sei, inquadri tutto a destra col busto, tutto a sinistra, sempre col busto, la gamba sale dritta. Bene così, allora così guarda sempre un punto fisso davanti a te, mi mancano 25 secondi, ti ricordo che teniamo l'esercizio per un minuto e questo sarà la fine del primo giro, ne abbiamo ancora due, poi si passa alla fase di tonificazione. Ti ricordo che la caratteristica dei miei allenamenti è sempre una durata massima di 30 minuti. Bisogna allenarsi poco, ma bene, ottimizzare i tempi. Ok, fine primo giro, di nuovo. Suola, suola, tallone, tallone, suola, suola, tallone, tallone e via. Dai, dai. Bene spostamento laterale, Sposta, sposta, sposta. Cominci a scaldarti, a sentire la temperatura che aumenta.
magari già hai cominciato a sudare, così. Se non dovessi riuscire a seguire tutto il minuto, ti fermi un po', qualche secondo, e poi riparti. Uno, due, tre, quattro, di nuovo. Uno, due, tre, quattro. Ok, skip. Adesso il secondo giro, prova a accelerare un po', aumentare il ritmo e aumentare l'ampiezza. Aumenta la frequenza cardiaca, è importante che ti concentri sulle sensazioni che devi sentire, che è di affaticamento cardiovascolare. Respira. Bene così, dai, dai, dai. Alza bene con le ginocchia lì. Bravo, così. 25 secondi mancano. Poi sarà salto della corda. Allora così. Ultimi. 10 secondi. 9. 7. 5. 4. 3. 2. 1. Subito salto della corda. Bam, bam, bam. Reattiva con i piedi. Respira profondamente. Se ce n'hai, salti più in alto possibile. Bam, bam, più salti in alto, più aumenta la frequenza cardiaca, più consumi calorie e quindi, soprattutto se hai bisogno di dimagrire, è un bene, perché è più facile creare un deficit calorico a fine giornata e innescare il dimagrimento. Se invece già saltando piano, sei già a livello, sei già stanca ad avere l'affanno, va bene così. Modula bene l'intensità. Così, poi sarà torsione del busto con flessione d'anca, poi sarà fine nel secondo giro. Bam, bam, così, gira, 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 salta la corda, salta, salta, salta. Ok, stop, mani dietro la nuca, pronta, torsione, torsione, guarda il punto davanti a te, ferma lì. Bene così, fletti bene l'anca, sali il più possibile, più sali, più diventa impegnativo per il sistema cardiocircolatorio. Così, torsione, torsione, brava così, anche andiamo. 20 secondi al termine, poi sarà terzo ed ultimo giro. Non so te, ma qua c'è caldo e ho già cominciato a sudare. Molto bene. Ricordi che il sudore aiuta a buttare fuori le tossine, buttare fuori i liquidi in eccesso. Ok, stop. Di nuovo, terzo ed ultimo giro. E via, suola, suola, tallone, tallone, suola, suola, tallone, tallone. Via così. Pam, pam. Bene, hop. Quindi sempre le mani all'altezza delle spalle e le scapole chiuse, così facciamo lavorare anche i deltoidi, sono sempre lì in isometria. Facciamo anche un lavoro di tonificazione, respira profondamente. E dai, hop, hop. Ci siamo, ultimi secondi. Precisamente 5, 4, 3, 2, 1 e stop. Bene, skip. Respira profondamente. Non so se senti dei botti nel microfono. Stasera nel mio paese ci sono i fuochi d'artificio. E hanno pensato bene di testarli adesso, perché giustamente c'è buio. Quindi non c'è la guerra. Ma sono fuochi d'artificio. O magari non li senti.
ok, dai, accelera. Bam, 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 alza bene le ginocchia. Usa bene le braccia. Più usi le braccia, più aumenta la frequenza cardiaca. Dai, su, 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 su. Bam, 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 bam. Piedi sotto le ginocchia. Dieci secondi e poi sarà salto della corda. Dai, dai, dai. Alza le ginocchia, su, su. Vai a cercare l'affanno, vai a cercare la fatica. Ricordati sempre che la fatica è tua amica. Ok, stop, corda, vai. Bam. Su, pensa di essere un pugile. Puoi fare anche un po' la fenomena, stare su una gamba, sull'altra, incrociare. Tanto la corda non ce l'abbiamo. Via, via, via. Respira profondo, dai, bam, bam, bam. Usa bene quella punta dei piedi, le pieghe il meno possibile le ginocchia. Quasi finita la prima fase cardiovascolare, per aumentare la frequenza cardiaca, consumare calorie, poi lavoriamo sul tono muscolare. Cinque, quattro, tre, due, uno, subito, mani dietro la nuca, sempre addominali in tensione posturale, tieni l'equilibrio, fletti l'anca il più possibile. Respiro profondo. Brava così, dai, andiamo, andiamo, andiamo. Guarda un punto fisso davanti a te. E dai, dai, accelera. Sono gli ultimi 28 secondi. Dai, facci dentro. Tieni duro fino alla fine. Torsione, torsione. Enfatizza la torsione. Gira il più possibile. Fai lavorare gli addominali. Dieci secondi. Dai. Ok, adesso fase dedicata alla tonificazione, cominciamo con gli addominali, sdraiata a terra, sempre un minuto, pronta per partire, bacino retroverso, 3, 2, 1, sali, vai a toccare la punta del piede, scendi e cambi, parte lombare della schiena sempre a contatto col terreno, movimenti lenti sotto controllo. Parte lombare sempre lì, risucchio l'ombelico, stabilizza gli addominali. Bene così. Andremo a lavorare soprattutto su addominali, cosce e glutei e anche un po', vedrai, i tricipiti, le spalle. Brava così, 25 secondi. Se non ce la fai ti fermi. Qualche secondo e poi riparti, io vado dritto verso il minuto, 9 secondi e poi subito in piedi, mi raccomando, che dobbiamo fare squat con spostamento laterale. Ok, in piedi, subito, squat e spostamento laterale, squat, sposti, squat, sposti, così, quando vai giù, code in fuori, bacino antiverso, fermi l'altezza dei talloni, scusa, delle ginocchia, il peso è sui talloni, giù, altezza delle ginocchia, giù, bene così, un mezzo squat, così, peso sui talloni, giù, le braccia le usi come bilanciere, brava così, devi sentire le cosce che lavorano, la parte posteriore e i glutei, giù. Se non senti i glutei, spingi più sui talloni. L'ultimo. Ok, adesso ponte, un plank rovesciato. Questo, ginocchia piegate, le scapole bene chiuse, le spalle
sulle mani, o meglio le mani sotto le spalle, e spingi sul sedere. Su, facciamo lavorare i tricipiti, il peso è sui talloni, più su possibile con i glutei, mi raccomando, questo non serve a niente. Su, su, stringi forte le chiappe come se dovessi rompere una noce. Tienile lì, su, bene, su così, su col pube, su, 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 su fino in fondo. Stringi forte quei glutei lì, spingi sui talloni, devi sentire la parte posteriore delle cosce che frigge insieme ai glutei, un po' anche le spalle, i tricipiti. Su, 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 spingi, spingi, su, su, ancora per qualche secondo. Poi facciamo ancora un po' di squat, contorsione però. Poi te lo faccio vedere, su, 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 sali, ok. In piedi, mani dietro la nuca, pronta, squat, torsione, squat, torsione. È un mix tra l'esercizio di prima che abbiamo fatto nella parte cardiovascolare e lo squat che abbiamo fatto poco fa. Via, inspira, spingi sui talloni, espira, inspira, espira. Bene così. Brava così, fuori 18 secondi, poi sarà fine del primo giro, anche qua ne facciamo 3. Così, inspira. Brava, scendi piano, controlla, appeso sui talloni e via. Non ce la fai, ti fermi qualche secondo e poi riparti. Ok, fine del primo giro, a terra. Dai che lavoriamo sul secondo, giù, pronta per partire. E via, per un minuto, tocca, giù. Fai un po' perno sul braccio che rimane a terra, aiutati il meno possibile. Gli addominali sempre in contrazione, anche quando scendi. Deve esserci mai un momento di recupero completo. Su, alza la gamba, vai a toccare la punta del piede. Se non ce la fai a toccare la punta del piede, tocca la gamba, va bene lo stesso. Sei il massimo che riesci a fare. Su, io devo avere un sasso sotto la schiena, non sto venendo per niente. Ma vado avanti, un po' di sofferenza insieme. Su, 25 secondi. Bravissima. Scendi lentamente, controlla. Respira e sali. Bene. Ultime due. Ultima. E stop. Rilassa un attimo, poi su. In piedi subito. Squat con spostamento laterale. Squat e sposto. Brava. Dai, bene così, mani lì per l'equilibrio, più le tieni in avanti più è facile tenere l'equilibrio, poi le puoi tenere anche vicine, dipende dalla tua capacità di controllare, di gestire questo esercizio. L'importante è che il peso sia sui talloni, le ginocchia bene in linea coi piedi. Brava così, e via, 20 secondi mancano. Andiamo, 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 ma siamo già abbondantemente oltre la metà dell'allenamento. Stringi i denti fino in fondo, allenarti poco, intensamente, bene, tac, tac, l'ultimo, ok, giù, ponte rovesciato, pronta, sali su, le mani sotto le spalle, sali il più possibile. Così, contrai bene anche i tricipiti, su col culo, su, 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 al massimo. Stringi i glutei, so che li senti friggere, anche la parte posteriore della coscia ti fa male, è normale, su, 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 su. Respira. Così, su, su, su. Spingi. Dai. Ormai siamo già a metà. Ancora qualche decina di secondi, anche meno, su, su, sali, stringi con le chiappe, stringi, non far finta, su, se proprio non ce la fai scendi, qualche secondo e poi risali in posizione, manca veramente poco, fidati, stai lì, 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 lì,
Ok, giù, in piedi immediatamente. Squat, contorsione, andiamo. Giù, squat, sta andando subito in torsione. Giù, vai. Sotto controllo sempre, scendi lentamente, poi torsione. Guarda sempre un punto fisso davanti a te che ti aiuta a mantenere l'assetto, mantenere l'equilibrio. Brava, così. Quindi sempre le ginocchia sulle, in linea coi piedi. Brava. Così. 15 secondi. Poi sarà subito. Terzo giro. Ok, giù, a terra. Addominali, senza recupero. Via, andiamo. Tocca, torna. Tocca. Terzo e ultimo giro, dai, dacci dentro. Addominali sempre in tensione anche quando scendi. Risucchia l'ombelico verso il terreno. Brava, dai. È lo stesso sasso di prima, eh. Giustamente, se mi metto nello stesso posto, sentirò lo stesso sasso. 20 secondi. Controlla. 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 Sali, controlla. Bisogna farne pochi. Fatti bene. Far arrivare bene lo stimolo allenante. Ultimi due. Uno. Ultimo. Due. Subito in piedi. Ok, squat con spostamento laterale. E uno. Sposta. Due. Sposta. Così, trova il ritmo, respiro profondo, peso sul tallone, te lo dico più. Adesso concentrati. Dai che ormai siamo alla fine, dacci dentro. Dai, 20 secondi, poi sarà ponte per l'ultima volta. Bene sedere all'altezza delle ginocchia, spingi sui talloni, peso posteriore al limite del cappottamento posteriore. Ok, l'ultimo. E stop, a terra, subito, ponte. Andiamo, andiamo, andiamo. Su. Stringi forte i glutei. Stai lì, lì, lì. Ti fanno male le spalle, tieni le belle giù, le scapole attaccate alla gabbia toracica. Su col pube, tira dentro l'ombelico, bacino retroverso, no, una zanzara no, in questo momento non mi posso fermare a spattaccarla, su, stringi i glutei, respira, goditi quella fatica qua, perché la fatica è quella che ti permette di cambiare, di migliorare, senza fatica non vai da nessuna parte, rimani esattamente come sei, e di per sé non c'è niente di male. Ma se vuoi migliorare, via la zanzara, via, via, via. È indispensabile provare fatica. Su, su. Oh, stanno arrivando ad imbrunire. Dai, 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 stai su, stai su. Ok. Vai. Adesso squat, contorsione. Dai che è l'ultimo minuto. Vamos. Squat, torsione, anche se ti senti le gambe dure. Così. Squat, torsione. Squat, torsione. Bravissima, dai, giù, torsione, sempre movimenti fatti perfettamente, sotto controllo, fletti bene quell'anca al petto, la gamba sale dritta ed è il busto che va in torsione, mamma mia mi sta mangiando le zanzare, noi soffriamo insieme giustamente, dai, via, dai. Ultimi 10 secondi, torsione. Ultime 4, 3, 2, dai, 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 che ci siamo. L'ultima,
torsione, bravissima, molto molto bene. Adesso recupera, respira un po', adesso facciamo 3 minuti 3 di stretching, che serve per rallentare la frequenza cardiaca, abbassare la temperatura corporea, evitare di sudare anche dopo aver fatto la doccia. Pronta? Stretching del quadricipite, con la mano prendi la caviglia, tallone verso il gluteo, viene così, oh. Avvicina entrambe le ginocchia, dritta col busto, dannata, maledetta zanzara, bene così, avvicina entrambe le ginocchia e indietro con i talloni, con le ginocchia in questo modo, tallone verso il gluteo. Ormai strappalo perché sono concentrato sulle zanzare. Bene, 3, 2, 1, cambiamo giù lentamente. Ok. Avvicina entrambe le ginocchia, dritto col busto, mi raccomando, lo stretching non deve comportarti una difficoltà nel mantenere l'equilibrio, quindi se ce la fai a mantenere l'equilibrio così, senza appoggiarti bene, se no ti appoggi da qualche parte, alla parete, a una sedia, al divano, va bene qualsiasi cosa. L'importante è che ti concentri sull'allungamento del quadricipite. Questo muscolo devi sentire tensione lì. E mi raccomando, tensione mai dolore. Se senti dolore, il muscolo non si lascia allungare. Allo stesso tempo, se non senti niente, non serve a niente. Prova così. Ancora 15 secondi. Respira profondamente. Recupera la fatica fatta. Ok, 5, 4, 3, 2, 1 e giù. Adesso, gambe unite, così, malleoli a contatto, giù, ti lasci cascare, penzoloni, vai verso la punta dei piedi, vai giù il più possibile fino a sentire tensione. Mi raccomando, se è una tensione che pensi, oddio, oddio, adesso si rompe qualcosa, non va bene. Io adesso potrei andare molto più giù, ma sarebbe esagerare. Quindi giù gradualmente. Quando senti che il muscolo cede, che ti permette di allungare, un po' come se tu stessi facendo un tiro alla fune con i tuoi muscoli, quando senti che dall'altra parte il muscolo cede, tu vai un po' più giù. Possibilmente in fase espiratoria, scendi e vai più giù. Brava così. Cerca il tuo punto di tensione, per me è questo, non è né tanto né poco, è il mio, tu cerca il tuo, se arrivi giù con le mani bene, se arrivi alle ginocchia bene, anche quello. La tensione giusta, brava così, dai che siamo gli sgoccioli, benissimo. Adesso piega le ginocchia, ti srotoli lentamente, prima la zona lombare, piano piano, poi la zona dorsale, apri, facciamo un bel respiro profondo, inspira, ok, espira, butta fuori tutta la tensione, tutta la fatica che abbiamo fatto in questa mezz'ora, hai fatto un ottimo lavoro, doccia meritata e ci vediamo al prossimo allenamento. Ciao, sono Marco Caggiati e se ti è piaciuto questo video ti consiglio di fare 3 cose. Numero 1, iscriviti al canale YouTube in modo da essere aggiornata immediatamente sui nuovi video che pubblico. Numero 2, vai sul sito bellainforma in30minuti.it e scarica i miei video corsi gratuiti pensati appositamente per le donne che vogliono mantenersi in forma anche se hanno poco tempo a disposizione. Ed infine, numero 3, vai sulla pagina Facebook, sempre bella e in forma in 30 minuti, dove potrai facilmente entrare in contatto con me e condividere con altre donne come te il tuo interesse per l'alimentazione, l'allenamento e la motivazione.